Buongiorno da Giulia Mancinelli. È stato chiuso per 7 giorni su disposizione del questore di Ancona il locale del lungomare di Marina di Montemarciano, dove la scorsa settimana un intervento congiunto di polizia e guardia di finanza aveva fatto emergere irregolarità e anche la presenza di droga. Oltre ad aver accertato l'impiego di lavoratori in nero, la questura ha verificato che il locale era stato trasformato in locale da ballo senza le necessarie autorizzazioni né garanzie di sicurezza. Un'avventrice era stata trovata anche con della droga e altro stupefacente era stato abbandonato a terra. Gli agenti del commissariato di polizia di Senigallia hanno denunciato per spaccio di droga un 40enne senigallese. L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto e l'atteggiamento sospetto ha convinto gli operatori ad approfondire. Dalla perquisizione effettivamente sono stati trovati alcuni quantitativi di cocaina e hashish e un bilancino di precisione. È stata convocata per martedì 30 aprile una nuova sessione del Consiglio Comunale di Senigallia. Tra i vari punti all'ordine del giorno, il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 e l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2024. Aperture straordinarie per la rotonda a mare in occasione dei prossimi ponti di primavera. L'edificio simbolo della spiaggia di velluto sarà aperto dal 25 al 28 aprile e il 1, 4 e 5 maggio, il mattino dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Lo sport e il volley, sconfitta netta ma senza conseguenze per il Banco Marchigiano Subissati nell'ultima giornata di Serie C femminile. Ad Amandola, Lady Monaldi vince 3-0, le nero-azzurre però erano già matematicamente al primo posto, la Amandola chiude al secondo. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.